benvenuti al nostro quarto o terzo giorno insieme, amore? Terzo giorno insieme. Adesso stiamo andando a fare un giro, vi faccio vedere Storia e Magia per la seconda volta. Vero, Pulcina? Questo momento per Giulia. Ah, oh, la cosa che aspettavi di più, amore. Sì, guarda. Storia e Magia. Amore, aspetta. Guarda come corre. Siamo appena uscite, io ho preso una bustina che mi è già arrivata ieri nella caccia che mi hanno regalato, che mi ha regalato la mia amica, che c'ha i tappini e questi sono quelli che possiamo trovare. C'ho già Silente. Vediamo come va. E Giulia ha preso un'altra cosa, quanto sei felice, amore. E tanto. Oppla. E ah! Adoro la Megranite. Così ho la Megranite e Silente. Questi li voglio collezionare tutti, raga, sono stupendi. Questa è la Megranite e vi faccio vedere quelli che si potranno trovare. Sono fissata. Guardate quanti, che belli. Speravo fosse qualcuno con la scopa, perché ho sentito il cappello, mi sembrava qualcuno con la scopa, però va bene lo stesso. Ho la Megranite e Silly. Oh mio Dio, che figata! Vai te! Sei contenta? Guarda che bello! E siamo a Ottaviano, tra un po' andiamo lì giù a vedere di nuovo San Pietro, che l'abbiamo già visto una volta, e siamo venute da là. Siamo alla mostra dei musei, guardate che belli. Guarda questo, che bello. Bellissimo, che bello, vero amore? Sei stupendo. Questo mi piace più di tutti, è realizzato in corallo naturale, tutti rossi. Spettacolo! Ah, già è vero. Quindi se devo... Ma questo apparecchiato fuori? Adoro. Guardando Grace con la candelina accesa e tutte le lucine. Siamo qui, abbiamo fatto un po' di TikTok, poi ve li metteremo. Siamo pronti che leggiamo un libricino? Seduti bene, orecchie bene aperte, bocca chiusa. Shh. La vocina la mettiamo in tasca e vanno a spingere Bianca, che sennò cadete dalla sedia. Pronti? Il libro si apre quando c'è silenzio. Shh. Bravissimi. Il cavallino, Filippo, fermo, che altrimenti mi cadi dalla sedia. No, l'acqua l'abbiamo appena bevuta a tavola. Shh. C'era una volta. Il libro si chiude per chi si alza in piedi. Ogni bimbo seduto al proprio posto, se no gli amici non vedono. Bravissimi. C'era una volta un cavallino. Federico, cos'hai di nuovo? Ho detto che l'acqua la beviamo dopo, siamo appena stati a tavola. C'era una volta un cavallino più piccolo di un gatto. Shh. Mattia, sono di qua, cantiamo dopo.
Ma chi è caduto dalla sedia? Il libro si chiude. Shh, silenzio, per favore. Ciao, amori. Sono qui con Giulietta e oggi la truccherò. Paura. Ho portato un po' di trucchi sparsi e sfusi. Due diversi per ogni cosa, quindi due mascara, due fondotinta, due rossetti. Gasata io. In modo tale che Giulia può chiudere gli occhi e pescare il suo destino. Pronta? No. Comincia a chiudere gli occhi. Questo o questo? Vai. Questo. Ok. Come base il destino ha voluto quello più aranciato. Bene, amore. Peggio di così. Partiamo bene. Abbiamo portato anche il cerchietto per i capelli. Oh, meglio di questo brillantinato. Non si può. Bellina. Ti senti a tuo agio? No. Partiamo. Vieni qua. Sappi che abbonderò. Sei contenta? Oh, che bello. Proprio il tuo colore. Si vede tutto il distacco. Non ti devi guardare. Mai più. Mi sono uccisa il naso. Ti devo spumare. Oh, come sei bella. Tutti gli eccessi di trucco, bellina. Ok, partiamo da qua. Caruccia lei. Faccio vedere solo un occhio, se no non c'è tempo. Prendo questo. Ti ho dato un pugno in un occhio. Carina. E poi uso questo. Ti giuro che adesso la faccio meglio, eh. Sono quasi soddisfatta. Raga, una dark queen. Ora per la tua gioia, amore, metteremo il mascara. Dovete sapere che Giulia ha paura del mascara. Guarda giù. Parte più importante, il rossettino. Poi giù. Fa così. Giulia ha delle belle labbra da limonare, ma ho scoperto anche da truccare adesso. Uno, due, tre. Un'altra persona, raga. Ti piaci? Ti truccherà più spesso? Ho messo il rossetto anch'io. Per trucchi, chiamatemi. Bellina. Perché stai ancora piangendo? Vuoi fare ancora una coccola insieme? Vieni qua che facciamo la coccola insieme. Leggiamo ancora un libricino, hai voglia, mentre aspettiamo la mamma? Prendiamo anche il ciuccio se c'è bisogno, va bene? Dai, vieni qua vicino. Adesso mi spieghi perché stai ancora piangendo? Abbiamo letto un libro, abbiamo fatto le coccole, abbiamo bevuto l'acqua, abbiamo asciugato le lacrime con i fazzoletti dei supereroi, abbiamo mangiato una caramella, ti ho dato il ciuccio, io non so letteralmente più cosa fare. Hai voglia di fare un disegno? Facciamo un disegno. Vuoi dormire, riposare? Vuoi ancora le coccole? Stiamo aspettando la mamma? Lo so che stiamo aspettando la mamma, ti ho detto che arriva tra poco, ma perché stai ancora piangendo? Devi andare in bagno. Non mi prenderai, non mi farai le maledizioni. Specchio riflesso, vai a fare la pupù al cesto.